A Sopramonte di Trento il Chaos Force Bolzano sale in vetta, o per meglio dire ci ritorna, agganciando il San Gottardo e riappropriandosi di quel primo posto in classifica, abbandonato solo temporaneamente per via del turno di riposo, osservato due settimane fa. Un primo posto nobilitato dall'emplein di vittorie, visto che Capitan Fenice e compagni hanno conquistato a spese della Cenerentola Gioventù Trentina, il quinto successo in altrettanti incontri disputati. Un successo oltretutto ottenuto in goleada, al termine di un vero e proprio tiro a segno che ha visto il Chaos prevalere per 10-0. Insomma, un'altra prova di forza debordante per la formazione presieduta da Giancarlo Renzullo, che ha confermato una volta di più in questo sfavillante inizio di stagione di essere la favorita numero uno per la vittoria del campionato e per la promozione nella Serie B nazionale del calcio a 5. Il risultato finale lascia facilmente intendere che si sia trattato di una partita a senso unico. Si è praticamente giocato ad una sola porta, col Chaos Force Bolzano ad esibirsi in una vera e propria esercitazione di tiro al bersaglio. 10 gol realizzati equamente divise fra le due frazioni. Nel primo tempo Crepaldi ha aperto le marcature, dando la stura alla goleada bolzanina proseguita con le reti di Super Pippo Accari, Polinetti, Di Muccio e Capitan Fenice. Nella ripresa il Chaos ha continuato ad attaccare con continuità e pari incisività, con Crepaldi, Fenice e Di Muccio a trovare la seconda rete personale. Ma c'è stato spazio anche per i gol quanto mai significativi di due fuoriclasse senza tempo quali Giancarlo Renzullo e Max Loconte, con quest'ultimo che ha così festeggiato al meglio il suo debutto stagionale, dopo la forzata anticamera d'inizio campionato, per via di qualche acciacco fisico. Mister Allegri, privo dell'infortunato Marchi, con Pirillo e Zubba a riposo per ragioni di turnover, ha anche dato spazio a due giovani di prospettiva come Bissaro e Cemrucchi, rispettivamente 19 e 18 anni, che sono fra gli elementi più promettenti della formazione under del Chaos che milita nel campionato di Serie C2. Il 10-0 finale ha sancito il quinto successo in altrettanti incontri del Chaos, che si è così riappropriato del primo posto in classifica a pari merito con il San Gottardo. Prossimo impegno per il quintetto bolzanino, l'insidioso match di venerdì prossimo a Merano contro il Pragma, sin qui matricola rivelazione con ben 4 vittorie in 5 partite, l'ultima delle quali ottenuta in trasferta a spese del C5 Bolzano, superato per 3-1.